Qui vedete uno dei quadri a cui sono più affezionato, perché fra i tanti che io faccio, chiaramente ci sono quelli che più mi hanno soddisfatto e quelli di meno. In questo caso perché? Perché mi sono avvicinato molto a quello che mi ero prefissato, cioè dare il senso della nervosità, della velocità del fluire della vita. È sempre questo discorso della vita a cui io mi rifaccio spesso e volentieri, come chi di voi mi segue saprà, perché è affascinante riuscire a vedere al di là della realtà del quotidiano, andando sia nel macrocosmo, cioè nel grande, andando a studiare le nebulose, che sono stupende, hanno dei colori incredibili, sono degli spettacoli insuperabili, sia nel microcosmo, attraverso ovviamente il microscopio. Bene, io ho tratto questa immagine proprio da questa mescolanza di sostanze che ho studiato con il microscopio, che mi ha dato attraverso queste linee, voi vedete, nervose, rilievo, il senso quasi tridimensionale dell'incrociarsi delle varie forze e delle varie componenti della vita.